sciopero generale, sì. Perché noi siamo persuasi che solo l'intervento della classe operaia e contadina nella lotta possa risolvere questo dramma politico. Sentiamo l'onorevole Durati. Sono di parere diametralmente opposto a quello dell'onorevole Gramsci. E vorrei mettere in guardia la classe operaia. Sì, capisco, in questi giorni essi devono sentire la smania potente di cominciare a respirare. E potrebbero abboccare a qualche provocazione. Ebbene no, bisognerà che gli operai si sforzino di non respirare ancora per qualche mese. Opinione di noi popolari è che la situazione debba ancora maturare. Una cosa è la politica, altra cosa sono i colpi di testa. Ma gli scioperi spontanei e le manifestazioni di questi giorni a Napoli, a Roma, a Genova e in molte altre località dimostrano che la classe operaia è animata da una disperata volontà di lotta. La verità è un'altra. La verità è che voi della classe operaia avete paura. Ma chi ho? Parliamo chiaramente. Voi e noi ci muoviamo per obiettivi diversi. Voi le istituzioni nazionali le volete rovesciare e distruggere. Noi le vogliamo salvare dal fascismo. E la vostra politica porterebbe la monarchia e quindi l'esercito a schierarsi apertamente contro di noi. Il vostro moderatismo disarma la classe operaia e favorisce i piani della marionetta Mussolini e dei suoi burattinai. Un momento! Chiede di parlare per i socialisti italiani l'onorevole Vella. Compagno Gramsci, l'altro giorno ero d'accordo con voi. Anch'io pensavo che noi qui non dovevamo sconfessare gli scioperi spontanei avvenuti qua e là. Ma la vostra proposta di sciopero generale è del tutto utopistica. Perciò vi invitiamo a ritirarla. La vostra inerzia e passività raggiunge solo un risultato. Ridar fiato al fascismo. Il fascismo è già finito. Siete voi con le vostre intemperanze che gli volete dare alimento e nuovi pretesti. Ma sì, sì, certo. Ordine, prego. Voi volete fare propaganda al vostro partito, prendendo di mira noi socialisti unitari e i vostri compagni massimalisti. Proporre uno sciopero generale contro il fascismo non è propaganda. Tanto che vi dichiariamo che se voi siete fermamente decisi a respingere la nostra proposta, noi la rivolgeremo da soli, ai contadini e agli operai. Questo vuol forse dire che lasciate il comitato delle opposizioni? Onorevole Turati, sembra che sia il suo più ardente e non nascosto desiderio. Ma non è per esaudirlo che ce ne andiamo. È perché con voi, cosiddetta opposizione costituzionale, una lotta contro il fascismo è impossibile. Troppi equivoci la ostacolano. Ce ne andiamo perché ancora una volta, col vostro atteggiamento, avete dimostrato che la sola forza capace di combattere il fascismo e schiacciare la reazione è la classe operaia.